a tutti ragazzi, come avete potuto leggere dal titolo e come potete leggere, oggi faremo un testo croce creazione. Questi qua sono i punti che tratteremo e sono 5. Come primo punto è la scelta dello stampo a cuore o a stella. Quello a cuore è questo e invece quella a stella è questo. Allora, questa è testa e questa invece è croce. Ecco, questa qua è testa. Ok, io adesso la lancerò e vedremo insieme. Ok, faccio vedere che non imbroglio. È uscita croce, quindi croce, stampo a stella. Prendiamo il nostro stampo a stella. Poi l'altro punto è colla vinilica o colla trasparente. Prendiamo. Ok, è qua dietro. Vi assicuro che non lo sto muovendo, nel senso girandolo. Ok. Come vedete è uscita testa. Quindi testa è colla vinilica. Ok, quindi prendiamo la colla. Poi l'altro è testa con adesivo, croce senza adesivo. È di nuovo croce e quindi metteremo l'adesivo. Quindi non metteremo nessun tipo di adesivo. Poi testa con glitter bianchi, croce con glitter verdi. Ok, è qui sotto. Ok, è uscito di nuovo croce, quindi con glitter verdi. Ora, ultimo punto, testa facciamo un portachiavi, croce facciamo una spilla. Questo lo faremo in un prossimo video. Però, vediamo. È uscita di nuovo croce, quindi faremo una spilla. Allora, prendiamo il nostro stampo che era la stella. Non mettiamo nessun adesivo e ci mettiamo i glitter verdi. Questi glitter sono di Tiger, quindi mettiamo tutti i glitter dentro al nostro stampo per coprire bene la stella. Ok, vediamo bene se li abbiamo messi, vediamo come li abbiamo messi. Come vedete ci sono ancora dei buchini e quindi ne mettiamo ancora. Ok, direi che basta. Direi che bastano. Ora mettiamo la colla vinilica che dovrà coprire tutti i glitter e la mettiamo bene dentro. Ok. Sono un po' andata sullo stampo, però asciugandosi comunque lo posso tagliare. Ok. Un po' di glitter vanno sopra la colla, però speriamo che non si tolgano a fine creazione. Ok, messo. Ora sbattiamo un po' lo stampo e la nostra creazione è completata. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su. Iscriviti al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. E appunto per farvi vedere la creazione che uscirà sarà il video seguente a questo dove creeremo insieme la spilla. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!